Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Andiamo avanti con le richieste, cerco di smaltire un po' le richieste arretrate. Il video di oggi è stato chiesto da due persone, due fedelissimi della guida, uno così tanto fedele che addirittura è entrato a far parte della guida. In questo caso mi riferisco al capitano Giacomo Uncino, ovvero il buon Pita, e un altro strafedele della guida, Mattia, a.k.a. il Toby, che tempo fa mi hanno chiesto come dipingere un incarnato pallido barra malaticcio. Quindi, visto il modello in questione, io direi che è il caso di proteggersi. E possiamo iniziare. E questo è il nostro modello, su cui vi mostrerò come dipingere l'incarnato pallido. Quindi, prima cosa da fare, come ogni volta, è, dopo aver applicato il primer, di cui vi parlerò tra pochissimo, estendere il colore di base. Quindi, primo colore, ottimo per gli incarnati belli malaticci, belli pallidi, è il Racard Flash. Come sempre, ricordatevi di diluire il colore e di stendere due passate diluite, che sono meglio di una spessa. Visto l'incarnato pallido, il mio consiglio è quello ovviamente di partire da un primer più chiaro, quindi un primer bianco. Perché? Perché per quanto il Racard Flash sia un ottimo colore, un primer nero, grigio, quindi un primer più scuro, potrebbe smorzare un po' troppo il risultato. Quindi, mio consiglio personale, andate o di Corax White o di Greysear, che è un'ottima alternativa. E dopo un paio di mani diluite di Racard Flash, questo è il risultato, quindi uno strato di colore liscio, omogeneo, senza grumi, senza chiazze. Adesso bisognerà applicare una lavatura. Ora però non applico una lavatura pura, come esce dalla boccetta, ma creo un mix di 3 a 1, quindi 3 parti di Lamian Medium e una parte di lavatura con il Reikland Flash Shade. Quindi la lavatura per l'incarnato, che però in questo caso sarà molto molto tenue, quindi pennello delle dimensioni appropriate per l'area, quindi adesso sto usando un medium shade anche un po' spelacchiato a dir la verità, e applichiamo la lavatura su tutta la zona che abbiamo appena dipinto con il Racard Flash. Io qui sto usando la lavatura in un modo un po' diverso dal solito, nel senso che non essendo una superficie molto molto texturizzata, non mi serve che la lavatura si comporti come un contrast, quindi diciamo che si depositi nei recessi, crei un gradiente e tutto il resto. A me qua serve semplicemente che mi dica dove devono esserci le ombre massime, quindi andando molto molto diluito posso poi costruire con lo step successivo tutta una serie di sfumature che poi comunque vedrete, quindi andate avanti che il video continua. E questa è la nostra lavatura di Reikland più medium una volta asciutta. Vedete appunto che ha creato più che altro un filtro, non è che abbia ombreggiato nel senso vero e proprio della parola. Quindi, una volta creato questo primo gradiente molto molto tenue, riprendiamo il colore di base, quindi Racard Flash, diluizione media in questo caso, e applichiamo delle lumeggiature di Racard Flash concentrandoci sulle zone più elevate, diciamo così, le parti più alte della pancia, del pettorale e della schiena. Io adesso mi concentrerò qui sulla schiena,
perché comunque ha tre volumi ben definiti con queste tre zone che si possono vedere bene. Quindi prendo un po' di Rack Art Flash, tiro una linea dove voglio che ci sia la lumeggiatura massima e con il pennello ancora umido, diciamo così, con ancora un pochino di colore su, tiro il colore verso la luce. E dopo aver ripreso il colore di base, quindi il Rack Art Flash, questo è il risultato. Vedete che è ancora molto leggera la sfumatura, quindi c'è ancora un po' da lavorare. Quello che faremo adesso è applicare delle velature, quindi colore molto 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 diluito, di Dumball Brown, concentrandole però sulle parti basse del modello. Qua in pratica c'è il grosso, diciamo così, del lavoro, ovvero il lavoro di sfumatura a velatura. Quindi, cos'è la velatura? Già più volte ne abbiamo parlato, ma comunque un po' di refresh non fa mai male. È un colore molto molto diluito che viene steso a passate successive, così da creare appunto una sfumatura molto molto morbida. Attenzione appunto alla diluizione, che di fatto è l'unica vera cosa da tenere a mente quando si lavora a velature. Il colore deve essere molto diluito e il mio consiglio è quello anche magari di scaricare un po' il pennello su un pezzo di Scottex, così da avere giusto quel velo di colore che ci serve per creare la sfumatura. E gradualmente, quindi passata dopo passata, quindi con calma, con calma, con calma, vedrete che la sfumatura viene fuori. E dopo un po' di velatura di Dumball Brown vedete che il modello già ha cambiato faccia. Quello che bisogna fare adesso è salire ancora con le luci. Quindi applicherò due lumeggiature. La prima è con il Flade One Flash. Mentre la seconda e ultima lumeggiatura sarà con il Pallid Witch Flash. Questa sarà quasi un edge highlight, diciamo così, quindi giusto una profilatura sulle parti più sporgenti della panza del nostro Blight King. Thank you.
E questo è l'incarnato pallido terminato. Ultime due cose però, due chicche velocine, giusto per a tema con il modello. Quindi, adesso vi dico come due piccoli trick per dipingere le ferite superficiali e per dare un alone malato alle varie pustole, alle ferite, cose simili. Quindi, qui sul pettorale vedete che c'è una parte aperta, quindi una ferita superficiale. Semplicemente per dare l'illusione che sia il tessuto adiposo sottocutaneo, un modo semplice per farlo risaltare è applicare una lavatura pura, così com'è, di Casandora Yellow. Una volta asciutta si può applicare uno strato di Hardcoat per dare un effetto lucido, come se fosse appunto ancora una ferita recente, diciamo così. Mentre per dare un alone di ferita infetta, infiammata, quindi come se fosse pelle irritata, vi viene in aiuto il Mago Sparkle, un contrast bellissimo, il preferito del nostro capitano Uncino, che applicherò come velatura, quindi con senza nemmeno diluirlo in realtà, cioè giusto prendendone pochissimo in punta di pennello e lo applico attorno alla ferita. Questo è il nostro Gulgok, mi pare si chiami così, è un nome più o meno impronunciabile se non c'è una bronchite cronica. Finito, quindi spero che il video vi sia piaciuto, quindi vediamo se con le nuove modifiche al setup vi garba ancora di più. Comunque, come sempre, appunto, se avete altre richieste, pareri, suggerimenti, qualunque cosa, commentate qui sotto, che comunque io vi leggo tutti, rispondo a tutti. Cliccate sulla campanellina per ricevere aggiornamenti su tutti i nostri nuovi video e su tutte le dirette che facciamo, perché appunto avremo anche un po' di mini live in futuro in arrivo. Seguiteci su Instagram e Facebook e alla prossima. Ah, dimenticavo, Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.